Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cosmo Pharma Forma. Il tema che vogliamo trattare oggi è di strategica importanza per la farmacia, perché oggi vogliamo parlare di team e in più in particolare della gestione del team, quindi delle persone in farmacia. Allora do subito il benvenuto all'ospite di oggi con il quale affronteremo l'argomento, che è il professor Carlo Ranaudo. Buongiorno Carlo. Ah, buongiorno a tutti, buongiorno a te Roberto. Bene, caro professor Ranaudo, allora lasciami dire due parole per quelle poche persone che non ti dovessero conoscere. Allora, tu hai una lunghissima esperienza. Intanto nasci farmacista, sei laureato in farmacia e dopodiché hai svolto l'attività manageriale per molti anni in diverse multinazionali del farmaco e poi sei approdato all'università. E quindi da diversi anni insegni management e marketing all'Università di Salerno e all'Università di Napoli. Quindi possiamo dire che hai un percorso completo nell'ambito della formazione e conosci molto bene questo settore. Allora, io con te oggi vorrei parlare di team. Quanto è importante il team? Quanto sono importanti le persone in farmacia? Buongiorno a tutti, prima cosa. Penso che oggi sia fondamentale parlare di team inquadrandolo nel nuovo scenario che si è creato, perché in qualunque scelta che noi facciamo, in qualunque argomento che noi trattiamo, è fondamentale inserirlo nel contesto in cui opera una determinata situazione, in questo momento la farmacia. La farmacia opera in un momento di stravolgimento completo del mondo della sanità, uno stravolgimento che ha portato la farmacia forse in maniera anche estremamente veloce a poter diventare il punto salute come punto di riferimento della popolazione. Che cosa sta succedendo? Guardiamolo un attimo, anche se in maniera molto, molto veloce. Le persone nel Covid, nel post-Covid, stanno seguendo il cosiddetto distanziamento sociale, che in sanità sta diventando un allontanamento da quella che è la figura del medico. Noi stiamo vedendo che gli ambulatori dei medici sono sempre meno affollati, c'è l'appuntamento, c'è il distanziamento, c'è tutta una serie di, diciamo, di ostacoli, forse anche legittimi, che riducono l'accesso della persona allo studio del medico. E questo avviene sia a livello della medicina generale, ma sta avvenendo anche a livello della specialistica, per non parlare a livello ospedaliero. Ma non dimentichiamo che se noi dividiamo il cittadino che ha bisogno di sanità, di medicina, in due gruppi, dividiamo in chi è acuto, in chi ha un'urgenza, e allora lì il problema è relativo, tu devi andare in una struttura. Ma chi invece, ed è sempre più frequente, sempre più ampio questo gruppo, i cosiddetti cronici, cioè coloro i quali hanno una patologia o in questi casi una pluripatologia che li accompagna e li accompagnerà per tutta la vita, una vita che si allunga. Ecco, tutti questi pazienti in genere vanno dal medico per il controllo, vanno dal medico per un consiglio, vanno dal medico per il consulto. Oggi questa porta del medico è sempre più, non dico chiusa, ma più difficilmente accessibile. E allora Che che dice cosa la si è farmacia? Perfetto. Che cosa si è creato in questo periodo? Si è creata una certa affezione, consentimi di utilizzare questo termine, verso l'unico punto che rimaneva sempre aperto. E qual è l'unico punto dove il farmacista può parlare di salute se non la farmacia? Allora, ecco che secondo me oggi parlare della farmacia in questo momento è di vedere questa farmacia nella sua complessità e anche nella sua unicità, cioè la farmacia è un elemento unico dove ci sta titolare, non titolare, ci sono persone che ci lavorano, c'è un modello di farmacia. Allora, tutto questo in un momento, chiamiamolo post-Covid, va rivisto e soprattutto va fatta una riflessione. E la riflessione va fatta, secondo me, dall'occhio del cliente, del cittadino, il quale entra in farmacia e che cosa trova in questa Esatto, farmacia? Questo trova delle persone innanzitutto. esatto, trova delle e cerca delle persone, perché Esatto. altrimenti andrebbe in un supermercato a cercare delle cose, a trovare delle cose, le prenderebbe e uscirebbe. Abbiamo visto dalle quattro chiacchiere di lunedì scorso che secondo una ricerca di Eumetra, questo periodo ha portato gli italiani a porre la salute come primo obiettivo della loro vita,
ma seguito da un'altra grande necessità, che è il bisogno di relazione. E di qui mi veniva spontaneo fare il binomio bisogno di relazione più necessità di salute uguale farmacia. È veramente il binomio perfetto che identifica la farmacia. Forse potrebbe veramente essere coniato come termine, brevettato, perché dovrebbe essere la linea guida, quel fil rouge che ci dovrebbe far pensare alla riorganizzazione della farmacia del domani. Ma ecco, però a questo punto, pensando alle persone che lavorano in farmacia, dal tuo punto di vista quali sono le attività imprescindibili che un titolare dovrebbe mettere in atto per far sì che la sua squadra funzioni? Allora, io parto da questo discorso: la persona entra in farmacia e trova il titolare e trova i suoi collaboratori e ha bisogno di una consulenza, perché ha detto ha bisogno anche di relazione. Questa relazione con chi ce l'ha? Ce l'ha spesso con il collaboratore, anche per una questione oggettiva. Il titolare ha una sua attività al banco che è, diciamo, abbastanza ridotta, per quanto in molti casi intensa, però proprio numericamente una farmacia che ha 3-4 collaboratori ha 40 ore di rapporto al banco alla settimana da parte di ogni collaboratore e ha 4-5 ore al giorno da parte del titolare, che vuol dire che il cliente trova il collaboratore. Benissimo, che cosa cerca in questo collaboratore? L'hai detto tu prima, ha bisogno di relazione, però ha bisogno anche di una consulenza, ha bisogno di essere anche supportato nelle sue paure, nelle sue scelte, nelle sue richieste. Per avere questo, la persona dall'altra parte deve avere delle competenze. Allora, oggi io penso che bisogna fare una forte riflessione su quello che è il concetto di investimento della farmacia nel capitale umano. Cioè, noi oggi abbiamo un capitale umano da cui, consentimi di dire, dipende anche il futuro della farmacia. Questo capitale umano sono i collaboratori di questa farmacia. Ora, il capo di questa azienda della farmacia, il titolare di farmacia, deve domandarsi: queste persone oggi hanno tutte le competenze per poter affrontare questo mondo nuovo che è transitato da una dispensazione di un farmaco, leggendo una ricetta, verso invece la consulenza, verso un nuovo concetto di sanità, di prevenzione e di gestione, che significa passare dal farmaco a tutta un'altra serie di altri prodotti che possono essere l'integrazione, può essere la cosmetica, il dispositivo, il supporto a queste persone. Allora, tutto questo fa parte anche di un percorso culturale diverso. Allora la tua domanda è: che cosa dovrebbe fare il farmacista come prima cosa per salvaguardare la sua azienda, non per fare opere di beneficenza? La prima cosa dovrebbe investire, e investire significa investire essenzialmente in formazione. Purtroppo spesso l'investimento viene considerato un costo. In realtà, e soprattutto l'investimento in formazione, in realtà è il più grande investimento che può portare ad un vantaggio economico. Io devo fare in modo che i miei collaboratori, che sono il mio specchio e la mia farmacia, la faccia della mia farmacia verso il cittadino, sia in grado di essere percepito, e questa è la cosa fondamentale, come il cittadino percepisce la persona che sta in farmacia dietro il banco. Deve essere un professionista. Quando si parla di formazione, però, tu cosa intendi? Non, immagino che tu non intenda la formazione specifica su prodotti o su attività che già tendenzialmente sono state studiate all'università. Io penso che la formazione oggi vada rivista anche a livello universitario, perché noi stiamo laureando tante persone che sono preparate, consentimi di dire, forse per un modello non attuale della farmacia. Non c'è stata questa evoluzione del percorso di studi della facoltà di farmacia verso il nuovo mondo della farmacia. Allora, il farmacista deve essere preparato prima cosa sulle nuove aree di sviluppo. È molto preparato sull'area sviluppo dell'area di attività del farmaco, però lo è molto di meno, per esempio, nella scienza dell'alimentazione, che oggi è uno degli aspetti peculiari. È molto meno preparato rispetto al farmaco per quel che riguarda la fase della gestione della prevenzione, dei fattori di rischio, cioè tutto quello che oggi è il cliente, la richiesta del cliente. Però è anche poco preparato nella parte manageriale, cioè tutta quella parte che riguarda l'economia, i margini, le procedure di acquisto, che fanno parte
della vendita, cioè non ce lo dimentichiamo, la farmacia deve vendere i suoi prodotti e io per vendere conosco anche le regole della vendita e noi all'università queste regole della vendita noi gliele trasferiamo. Questo è un altro aspetto, che il management, il marketing. Soprattutto, e soprattutto mi permetto di aggiungere anche le attitudini, cioè le capacità relazionali, la disponibilità, la modalità di approcciarsi di fronte al cliente che si ha in farmacia. Ecco, diciamo che questo è un altro aspetto fondamentale, è l'aspetto della comunicazione. Cioè, non perché io, è questa la mia materia che io insegno. Io ho visto, noi facciamo sulle tecniche di comunicazione con il cliente, il rapporto con il cliente. Non dimentichiamo che il farmacista questo non ce l'ha dentro nel percorso di studio, perché lui non aveva rapporto col cliente, lui aveva un rapporto con una ricetta. E in realtà lui doveva leggere, sarà anche simpatico, forse anche per alcuni anche antipatico dirlo. Il mio problema non era che entrasse una persona in farmacia, è che entrasse una ricetta e che la ricetta pesasse. Allora, nel momento in cui io leggevo una ricetta, fondamentalmente mi ero già dimenticato tutte le sintesi che avevo fatto all'università. Leggo la ricetta, spedisco, esito un farmaco, questo farmaco mi porta un vantaggio anche di tipo economico. Oggi la situazione è cambiata. Questa ricetta deve arrivare in farmacia, perché non dimentichiamo, la ricetta è l'essenza della farmacia, è l'essenza di abbinare la farmacia a un concetto di salute, a volte anche di malattia, che porta la persona ad entrare in farmacia. Però poi io con questa persona devo parlare, devo avere un rapporto, devo avere un eloquio, devo avere una capacità anche di, diciamo, di capire quali sono le sue esigenze. Parlavo prima di percepito. Non è facile percepire che cosa il mio interlocutore ha dietro. E oggi ancora di più con i vetri e con i plexiglass che ci divide. Senti Carlo, un'ultima battuta, perché siamo già in dirittura d'arrivo. Avere dei collaboratori significa poi valutarne anche le performance. Il tema della valutazione delle performance è sempre piuttosto spinoso, perché non solo si devono valutare le performance tecniche, cioè quanto una persona è brava, preparata o ha venduto, ma spesso bisogna anche mettere sulla bilancia altri aspetti, tipo i soft skills cosiddetti, quindi quanto una persona è proattiva, è creativa, è disponibile, è empatica, eccetera, che è evidentemente molto più difficile da valutare. Tu hai qualche suggerimento a questo proposito? Io dico questo, Roberto, che questo aspetto che tu hai evidenziato è fondamentale, però non è un optional, è un obbligo. Cioè noi adesso dobbiamo cambiare anche come titolarità di farmacia, non più a valutare quanto tempo ci mette la persona a spedire una ricetta, perché era un fatto obiettivo, era un tempo. Adesso dobbiamo imparare a valutare. Allora, come si fa a imparare a valutare? La formazione. Cioè, ecco che il farmacista titolare probabilmente deve entrare in una logica, che ti dicevo prima, di formazione, non come costo, ma come investimento, sia per i propri collaboratori, però consentimi di dire, soprattutto per se stesso, perché tu sei a capo di un'azienda. Imparare quella che è la tecnica di comunicazione, imparare quella che è la tecnica di valutazione, non possiamo delegarla ad un format, non possiamo dire questo collaboratore vende più di un altro, perciò è più bravo. Non è assolutamente vero, perché altrimenti questo collaboratore si sceglierà il cliente che entra alto spendente e quello là che rompe le scatole cercherà di darlo al collega a fianco. No, certo. Noi dobbiamo imparare a valutare e a motivare le persone, questo è un altro aspetto fondamentale. Carlo, siamo giunti al termine. Ovviamente non è mai sufficiente, ma queste del resto non vogliono essere pillole che hanno la pretesa di esaurire argomenti, ma semplicemente di stimolare. Mi sembra che il tema di base che si è emerso è, anche nella gestione del team, fondamentale è la formazione del collaboratore e la formazione del titolare, che deve scegliere e poi dopo valutare il collaboratore. Perfetto. Allora, senti, grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi. Sono sempre stimoli molto interessanti. Io ti do appuntamento a presto. Ti auguro intanto buone vacanze. A te e a tutti, grazie a voi. Grazie Carlo. E anche a voi, cari amici di Cosmo Pharma, auguro buone vacanze. Cosmo Pharma Forma fa una pausa estiva e dunque, per tutti coloro che avranno la possibilità, buona vacanza, buon relax e bocca al lupo per tutti. Io vi saluto, ciao!